Teresa, attacca la musica. Essere di patto, afferrare per la pancia, chiudere lo stomaco, fame di sostanza. Sul bancone cose grandi, belle facce, buccia intatta, al primo morso un verme dentro, se va bene è solo marcia. Noi invece abbiamo fame di sostanza, curare il piccolo e farlo crescere dal seme. La pianta da una pietra, una valanga dalle idee alla sostanza, scatenare le energie, contagiare le coscienze, cospirare all'aria aperta per non stare chiusi dentro. In sostanza una corrente scorre in mille nuovi fili, mille nuove connessioni con la gente. E poi la mente, impulsi nascono dal basso ed arrivano lontano. Hai mai urlato in una valle? Senti l'eco, si propaga, sì, però ci devi credere davvero, non è mica un segreto, non puoi solo sussurrare. C'è chi a mezza voce cerca ancora di imbrogliare, noi invece vogliamo gridare, vogliamo farci sentire, rompere il muro del silenzio con le nostre onde sonore, con la nostra voglia accesa a dare fuoco. Anche stasera noi abbiamo fame di sostanza, abbiamo fame di poesia, fa smuovere frammenti di bellezza e armonia dimenticati nel mondo, depositati sul fondo. Noi abbiamo fame di sostanza, stasera uscite e contagiate. Elisa! Al primo posto, finalista lombarda a Monza, Elisa Orlando. Adesso se l'assessore vuole salire, incominciamo con il premio Città di Varese, consegnato dall'assessore Longhini ad Elisa. Fate le foto, fate le foto. È la prima e l'ultima volta che bacerà un assessore del centro-destra, Elisa. Promette che non lo fa più. Ah, dell'Arca Intesa. Ha detto che non lo fa più. Adesso pure gli altri, si preoccupa. Poi il premio Coop. Che consegna chi? Tu. È Bellis, non c'è? È anche l'ultima volta che bacia uno delle Coop, perché mostrano pure loro nel governo dell'Arca Intesa, quindi non ci pigliano per culo più nemmeno loro. Il voucher a briglia sciolta, quello puoi baciare in questo caso perché è in quanto di a feria. E il voucher dov'è il voucher di accesso alla finale, dov'è? Dammi subito. Dov'è Borroni? È Marco Borroni che viene a consegnare il voucher per l'accesso, ma il bacio lo dà a me, grazie. Viva la poesia, viva il Poetry Slam, viva la Lips, e soprattutto grazie ancora a Briglia Sciolta per tutto quello che fa, grazie a Marco Borroni, a tutti gli amici della Lombardia per l'enorme lavoro che stanno facendo, coinvolgendo davvero centinaia di persone, decine di poeti. Forza, vi affido il Poetry Slam, alla prossima, arrivederci.